Buongiorno a tutti amici di Volonbrite, oggi ci troviamo a Palazzo Barolo alla mostra Fuoriserie e siamo in compagnia di una delle artiste che espongono appunto le proprie opere. Si chiama Caterina Marinelli e le lasciamo la parola, lei si racconta da sola perché è un vulcano di energie. Vai, buongiorno cara. A tutti, sono contento di essere qua, di fare la mostra a Torino perché Torino è una grande città che si presta veramente duttile come città, anche come persone, così ho fatto anche un sacco di amicizie. E sono contento di essere qua. Io, la mia vita, vita sofferta come tutti gli artisti che qua ci sono in giro, quelli che vengono dal manicomio, io sono venuta all'istituto di bambini abbandonati, siamo lì, insomma, come posto. Mia mamma ha 7 anni e mi ha adottato, che era una trentina lei, ecco perché vivo in Trentino. E mio papà era toscano, però io di origine sono un siciliano. Però sono nata a Genova per sbaglio perché mia madre siciliana è venuta dalla Sicilia. Negli anni 60 i siciliani, i cosiddetti terroni, venivano su per trovare il lavoro come fanno gli extracomunitari adesso, i marocchini adesso, che vengono su a prendere il lavoro, vediamo se me lo trovi. No, no. Mi ha partorito a Genova, per sbaglio sono nata a Genova, hai capito? E così. Dopo le sculture ho cominciato nel 79 quando mi sono fatto male alla gamba, allora mia mamma, dai che gli facciamo fare qualcosa a sta bambina che faceva casino, col gesso, l'ho gessato tra qua così, mi buttavo per terra perché mi rompeva le palle averla, no? Allora mi ha messo lì, mi ha messo in mano una creta, da lì ho cominciato. Però io amo i cani, ho sempre avuto cani e ho cominciato a far cani, poi dopo io imbassavo anche i cani, ho cominciato, quando vedevo un cane morto, un gatto morto, andavo lì e lo spellavo, con mia madre, ah che schifo! Madonna che schifo, spellare gatti, andava fuori su tutte, andava fuori da Ugo come si dice da noi, no? Buono. Però ho cominciato un po' seriamente, guarda. Dopo ho cominciato, sono venuto a abitare a Trento con mia mamma nell'82, in Trentino sono venuto a abitare. Cioè, venendo da una città grossa come Genova, andare a abitare in Trentino ti viene la pecola come si dice da noi. Adesso, si dice anche a Torino, che ti viene la pecola, è vero. Siamo vicini, quindi, buono. Vabbè, dopo mi sono dovuta abituare, mi sono andata a abitare in campagna. E lì è bellissimo perché ho il giardino, ho la terrazza grande e ho cominciato a tenere i cani. Prima ho avuto tantissimi bulldog inglese, però sono cani delicati, vivono poco, però sono belli. E da lì ho fatto un sacco di sculture di bulldog inglese, poi ho avuto bull terrier. Poi l'ultimo bull terrier che ho avuto era questo, mi è morto di tumore al rene, 2 anni e mezzo. Per me è stata una tragedia perché faceva parte di me proprio. Si chiamava Tanja, infatti era un cane con gli occhi, c'ha gli occhi come i cinesi proprio. C'è proprio triangoli, poi c'è anche gli occhi cinesi, sai che c'è anche gli occhi splendidi, sono bellissimi, sono una figata. Sono. E la Tanja c'ha gli occhi uguali, l'ho chiamata Tanja, che poi Tanja in cinese vorrebbe dire barella, tu dovresti saperlo, no? Tanja! Cosa vuol dire? È vero che lo sai cosa vuol dire? Tanja! Dai, non mi dir di no. Tanja! Barella! Sì, è in cinese, fidati. Dai, non fanno problema. Grazie per le foto, troppo gentile. Ma che cosa? Te l'ho chiesto io. Vabbè, l'avevo chiamata così perché lavorando io adesso da un po' di anni, da quando ho fatto l'incidente che è morta mia mamma in macchina, che siamo venuti addosso, sono entrato nel 118 2 anni dopo. Da allora sono entrato nel 118 da 12 anni oramai che lavoro. E dopo da lì che dopo è venuto il bulletin l'ho chiamato a Tanja, perché lavorando con l'ambulanza vado in giro, faccio i soccorsi, tutti i viaggi programmati, è una tragedia, non si vedi la radio delle miserie, il radio canale 3 della radio miseria, buono, ok. E intanto mi faccio le sculture, intanto quando non lavoro con 118 metto in laboratorio, in atelier e faccio sculture. Hai una tua atelier dove lavori e il tuo forno per cuocere le opere? No. Forno io non ce l'ho, vorrei avere i soldi per comprarlo, sono 3-4 mila euro di forno e lo spazio ci sarebbe, però non in casa fuori perché quando cuoci la creta puzza, è un odore tossico anche. Spero di riuscire a fare i soldi, ma è una cacca cara mia, sai, come tutti si tira la cinghia. Hai capito? E allora vabbè, sì, va, mi faccio aiutare da uno o dall'altro. Fai un invito a venire a visitare la mostra a Palazzo Barolo. Tutta la mostra fuori serie. Fai un invito, un appello. Appello a tutti i torinesi e non torinesi, venite a vedere la mostra, ma di tutti, non solo la mia. Bene, noi ringraziamo Caterina Marinelli per le sue opere. Venite a visitare la mostra. Alla prossima.